Mentre scorrono l'immagine della chiesa, diciamo chi erano i servi di Maria. Essi sono stati fondatori dell'ordine, 7 signori fiorentini che si erano arricchiti con il commercio. Un bel giorno, illuminati dalla fede, hanno deciso di abbandonare le loro ricchezze per offrire la loro esistenza alla Madonna. Sopra il portone della chiesa c'è lo stemma dell'ordine, in cui si legge una grande S, proprio ad indicare la loro abnegazione per diventare servi di Maria. Questa è la facciata della chiesa e questo è l'interno della chiesa che poi andremo ad analizzare nei particolari. Cominciamo a vedere appunto l'acqua santiera, vedete un po', diciamo, la copia di questa del Duomo di Orvieto, perché siccome quella del Duomo è una vera opera d'arte, e questa è, possiamo dire che è un'opera d'arte ridotta rispetto a quella, anche se più o meno vorrei ricalcarne le orme. Comunque si vede anche abbastanza bene, no? Insomma, la possenza, la grandiosità di quella del Duomo, e perché no, quella della Chiesa dei Servi di Maria, un po' naturalmente che è ridotta, diciamo così, anche come valore artistico rispetto all'altra, comunque è una bella acqua santiera. Possiamo dire che questa acqua santiera è stata offerta da Benet Crespa, che era il castellano della Rocca di Orvieto. La fece scolpire per la chiesa di Santa Maria dei Servi e, come abbiamo detto, ecco, ad imitazione di quella del Duomo. Un secondo di attenzione che questa nuova religione dei Servi, di Maria abbiamo detto innanzitutto come è nata, no? Ecco, è nata in Firenze e nel capitolo generale di Siena diede mandato al priore del convento fiorentino di fondare un convento ed una chiesa in Orvieto. E qui parliamo del 1252. Ecco qua, questo è il quadro, vero? È un olio su tela di Raffaele Puccetti e Gabriele Castagnola, risale al 1874, e San Martino Vescovo, tra l'altro, titolare della parrocchia. Sì, qui siamo invece, ecco, a Coppa di Marcovaldo. Questo c'è un tantino di attenzione, è una delle meraviglie appunto della chiesa, naturalmente non è l'originale, però insomma rende l'idea. Coppa di Marcovaldo l'ha realizzata già nel 1261 una maestà col bambino, la Madonna Bambina già l'aveva realizzata per la chiesa di Siena. Poi qualche anno più tardi, nel 1268, abbiamo questa che è stata realizzata per la chiesa dei Servi di Maria, che praticamente ricalca quella che possiamo vedere a Siena, solo che il bambino, invece di stare sulla sinistra, diciamo sta sulla destra. Ecco l'unica differenza tra le Madonne di Coppa di Marcovaldo. E la Madonna è meravigliosa, bellissima, nei suoi particolari, addirittura con tanta delicatezza. Se facciamo scorrere l'immagine, vedremo che con due dita prende un piedino del figlio di Gesù. Ecco, vedete? Adesso vediamo quando ci abbassiamo. Ecco, vedete, con la mano prende due piedini della Madonna. Questa è Santa Maria delle Grazie. Santa Maria delle Grazie, che è stata fatta, realizzata dal 1446 al 1486, è vissuto Pietro Nicola Baroni in questo periodo, vero? Pietro Baroni, che era addirittura un aiuto del Beato Angelico, quindi il maestro ce l'aveva buono e abbiamo visto i risultati appunto dell'allievo. E la Santa Maria delle Grazie, sì. Ecco, ci troviamo a vedere, vedete, la chiesa con tutto praticamente l'apparato. Ecco, siamo nel 1719, Nicola del Carretto, prospetto della chiesa e del convento e delle case della parrocchia sul lato sinistro della strada della Rocca, quello che oggi è l'attuale Corso Cavour, sì, chiaramente. Qui invece siamo a un polittico molto interessante, la Madonna col bambino, vero? E naturalmente abbiamo i santi a fianco. E sopra abbiamo il Redentore nelle cuspidi, diciamo, no? Abbiamo il Redentore nelle altre cuspidi, altri santi. Questo è un polittico di Simone De Martini, che è stato realizzato dal 1321 al 1325, la Madonna col bambino, l'abbiamo detto, vero? Ai lati abbiamo San Paolo, Santa Lucia, Santa Caterina, San Giovanni Battista. Nelle cuspidi invece abbiamo detto il Redentore e quattro angeli. Passiamo a San Filippo Neri e il beato Bonaventura da Pistoia.
Questi sono San Filippo Neri e il Beato Bonaventura da Pistoia. È un'opera, è un olio su tela del 1612, è stato realizzato da Jacopo Borboni di Novellaro. Oh, e qui invece siamo, ecco, praticamente a quella che era all'inizio del secolo, no, la Madonna. Vedete, macchina e statua della Madonna Addolorata che si portava in processione per la festa della terza domenica di settembre. La statua fu fatta confezionare in Lucca nel 1695, vero? Ecco, la macchina fu fabbricata nel 1851 in Orvieto dai fratelli Bartolomeo e Carlo Perali, che appunto erano lavoratori del legno. Oh, se ci facciamo caso, poi vedremo la Madonna Addolorata attuale, vero? E questa Madonna, cioè quella che l'ha preceduta, non ha le mani congiunte, ha le mani, cioè praticamente lungo i fianchi, mentre la Madonna attuale invece ha le mani congiunte, magari in basso, però è una piccola sfumatura che è degna di rilievo. Sì, possiamo andare. Ecco, guardate questo, che 120, ben 120 candelabri, no? Nel 1909, sì, la chiesa addobbata in occasione della nuova statua della Madonna, e appunto, come ho detto, vero, di quella attuale, no? Addolorata, costruita dalla fabbrica di Faenza, sì. Come pensate un po' a queste 120 fiammelle, che spettacolo, vero? Dovrebbe essere stato veramente uno spettacolo, sì. Migliaia di piccole tremolanti fiammelle. Qui siamo alle reliquie dell'insigne Beato Bonaventura Bonaccorsi, vero, dei servi di Maria, eccetera, eccetera. C'è tutta la storia di quando è stata la beatificazione, e quindi comunque lì sotto ci sono i resti di questo Beato Bonaventura, vero, che appunto era uno dei, diciamo così, dei servi di Maria. Oh, i resti del Beato sono stati portati a suo tempo fuori, ma lì ci sono rimaste alcune reliquie che vengono conservate. Ecco la Madonna Addolorata, quella di cui dicevamo, molto bella, guardate l'espressione, chiaramente non poteva essere altrimenti, però ha un viso, era molto, molto triste, questo è logico, oh, e è molto, tra l'altro però è molto delicata, sì, anche nel suo dolore, insomma, esprime la bellezza, di un'opera d'arte. A fianco, noi vedremo adesso, appena vedo la Madonna, alla sua destra vedremo il Beato Tommaso di Orvieto. Ecco, vedete là nella destra il Beato Tommaso di Orvieto, perché noi appunto tra i vari padri abbiamo avuto appunto un Beato orvietano, il Beato Tommaso. E si è fermata Beato, nessuno l'ha riconosciuto santo? No. Fermata Beato. Non ci sono stati miracoli. Non ci sono stati. Ecco, il Beato Tommaso è un olio su tela realizzato nel 1943, quindi molto prossimo a noi, dalla signora Maria Luisa Brazzetti, questa nostra concittadina. Sotto l'altar maggiore invece adesso abbiamo un'urna con i resti del Beato Tommaso. Va bene, l'altro no, era il Beato Bonaventura, eccetera. Se questi sono i resti del Beato Tommaso orvietano, il cui culto risale addirittura alla metà del 400. Quindi c'è un culto, ecco. E ecco qua, adesso vedremo in alto, sopra l'altare, i sette beati fondatori, protettori appunto, anch'essi protettori della città d'Orvieto. Abbiamo detto, vero, che erano a suo tempo nobili fiorentini che fondarono l'ordine dei servi di Maria proprio, perché evidentemente illuminati proprio dalla Madonna. Infatti ci sono state delle visioni. Qui abbiamo una scritta, naturalmente, ecco. Primo insediamento dei frati servi di Maria in Orvieto, il vescovo Giacomo Maldraga affida loro la chiesa di San Pietro in Vetera, fuori Porta Maggiore. Il 1 settembre 1265 ha inizio la costruzione di questa chiesa, nel territorio della chiesa di San Martino. Torniamo su Santa Giuliana Falconieri, che è un olio su tela, vedete, questo è stato realizzato da Pietro Castellucci nel 1730, Santa Giuliana Falconieri. Quindi vedete che siamo proprio in pieno Orvieto ieri, insomma, no? Non è un'opera d'arte, sì, è un sacro cuore, comunque di questi più o meno le troviamo un po' dappertutto, no? Quindi naturalmente non sulla validità del sacro cuore, certo, ma sull'opera d'arte, sì.
e passiamo dopo appunto a Sant'Antonio Maria Pucci dell'Ordine dei Servi di Maria, un olio su tela del 1963, quindi molto recente, è stata realizzata da Gianfranco Rossini, che poi si firma in basso a destra, ora la vedremo, ecco Gianfranco Rossini. Rossini Gianfranco, vabbè, 1963. Sì. O invece appresso abbiamo una cappellina, praticamente, ecco, questo è molto interessante. Oh, addirittura questo è il primo crocifisso ligneo che abbiamo nella città di Orvieto, quindi interessantissimo, è della fine del XV secolo. Addirittura è a grandezza naturale, vero? Solamente che ha una forte, marude anatomia del torace rispetto, vedete, non so se si può notare, alle braccia che sono molto, molto esili, molto delicate, e troppo sottili infatti. Anche questa però risale all'inizio del XVI secolo e ha proprio le caratteristiche proprio di quell'epoca, no? Questa anatomia del torace abbastanza forte. Marude. Vedete, a fianco, dico dietro, abbiamo anche una parte della crocifissione. Si vede al centro Cristo, vedete, che tiene sulle mani il mondo con la scritta sopra Asia, Africa, Europa. Ecco, sì, e a fianco appunto dei santi. Ecco, questo vis-à-vis con il famoso crocifisso ligneo, magari in alto, però insomma sta nella stessa cappellina, quindi è molto bello questo affresco. E ora passiamo alla cappellina appunto opposta, dove appunto abbiamo il battistero, che poi è stato realizzato sul disegno nel 1930 dal concittadino Francesco Puppo. Andiamo in sagrestia, cioè dove difficilmente l'occhio del visitatore penetra, vedremo, sono eccezionali. Ecco, sono santi e beati dell'ordine, questi, c'è anche il nostro orvietano, lo vediamo, perché, vero, questo è di Firenze, cioè Filippo di Firenze, e ora viene il nostro beato. Sono veramente belli, non c'è niente da dire, sono opere d'arte, eccolo qua, questo è il nostro l'orvietano Thomas de Urbevede, santo, Tommaso di Orvieto. E qui siamo ancora sui famosi tondi e adesso passiamo appunto a questa meravigliosa crocifissione. Questa appunto chi entra in chiesa non la vede, perché sta, no? È nascosta, diciamo, agli occhi del visitatore. Questa è del 1473, come si può leggere sotto, adesso ci avviciniamo e quindi vedremo appunto, è bella, io invito tutti a andarla a vedere perché ritornerebbero a casa sollevati spiritualmente, perché le opere d'arte insomma colpiscono un po', no? Ogni terza domenica di settembre ricorre la festa parrocchiale di questo rione, e la statua della Madonna Addolorata, alla quale la chiesa è dedicata, viene portata processionalmente per le vie del quartiere di Pistrella, seguita dai tantissimi devoti.